Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Telltale The Walking Dead. Nell'ultima puntata siamo finalmente riusciti, anche se in maniera molto rocambolesca, ad andarcene da quella trappola mortale che era la farmacia dei genitori di Lee, della famiglia di Lee, perché ci lavorava anche il fratello. E adesso siamo qua che stiamo, come potete vedere, facendo le valigie, siamo in questa fase transitoria. Ora tocca a te. Pronti a partire di nuovo. In una situazione di sopravvivenza come questa è abbastanza la norma quotidiana spostarsi continuamente, non si ha modo di, almeno all'inizio, di stabilirsi in un posto e tentare di sopravvivere lì. C'è sempre bisogno di muoversi continuamente in giro. Abbiamo visto questo simpaticone qua giù cosa ha fatto, quindi adesso ce la ridiamo, perché adesso ce la ridiamo, facciamo due chiacchiere con tutti. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Ora, andare ad Atlanta è un po' un suicidio, ok? Perché andare in una grande città, in un apocalisse zombie, è praticamente un suicidio, ok? Ma qui, cosa gli vuoi dire? Cioè, intendono, lui vuole andare lì per salvare le persone che conosce, che ama e che gli vuole bene, non vuole abbandonarle, non vuole lasciarle a sé. E voglio dire, guardiamoci in faccia, tanto in realtà quali sarebbero le nostre chance di sopravvivenza? Comunque vada, certo, buttarsi in un focolare non è proprio il massimo, ma comunque vada, anche noi non è che stiamo andando in vacanza. Magari partiamo con le macchine, prendiamo la strada opposta, alla prima galleria troviamo la strada bloccata da mille veicoli, dobbiamo scendere, veniamo attaccati da un'orda di zombie e moriamo tutti. Magari lui si salva, capite? Ma cosa gli devo dire io? Certo, secondo me non è la cosa giusta, quindi direi secondo me non è la decisione sbagliata, ma che vuoi che gli dica? Che vuoi che gli dica? Inoltre, ricordiamoci che questo personaggio si chiama Glenn, è asiatico, porta la pizza, quindi molto probabilmente è il Glenn di The Walking Dead. Qui hanno fatto un po' un mashup dei personaggi, no? Perché io vi dicevo che questo The Walking Dead è ambientato nel mondo di The Walking Dead, ma non segue la narrazione né del fumetto né del telefilm, della serie TV. Però alcune cose in comune ce l'hanno, come per esempio la fattoria di Herschel. La fattoria di Herschel è quello, cioè era quell'Herschel, ok? Era esteticamente un po' diverso il disegno, ma vabbè, quello per un adattamento grafico, ma era quell'Herschel. Quindi nulla toglie che questo Glenn sia quel Glenn, ok? Quello che abbiamo visto. E questa è anche una cosa, secondo me, anche non volendo, da tenere di conto. Cosa vuoi che gli dica io? Cosa vuoi che gli dica? Proviamo. Io gli direi quello che direi. Cioè, la mia frase completa sarebbe: secondo me non è una buona idea andare a morire in una città come Atlanta. Però, giustamente, fai quello che devi fare. Ecco, io avrei unito queste due frasi, fossi io. Quindi in questo caso, dato che ho paura che lì si impunti a dirgli no, non devi andare, bla 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 bla, facciamo così. You gotta do what you gotta do. And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Mm.
Beh, ora lui ha fatto un paragone veramente che non c'entrava un cazzo, diciamocelo sinceramente, perché lui ha paragonato la gente che si sconforta e che perde la speranza con una tizia che è stata morsa e che inevitabilmente morirà. Non c'è una cura, non c'è un vaccino, magari non esiste proprio, o se esiste comunque vada, noi non ce l'avevamo, quella era morta. È una cosa ben diversa dallo scoraggiarsi, che comunque vada anche in quel caso. Ma come fai a biasimarli? In un mondo del genere, come fai a biasimarli? Non lo so. Però ecco il suo paragone proprio, guarda. Hey kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. I think you know what you're doing. Shit, man, do any of us? With Clementine, I mean. Earlier you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Beh, Kenny invece, che tra l'altro io mi dimenticavo sempre il nome, lo chiamavo Kenny perché Kenny era il suo vero nome, quindi in realtà sotto sotto inconsciamente il suo nome me lo ricordavo anche. Ma Kenny nell'ultima puntata ci ha salvato la vita, cioè si è dimostrato l'esatto contrario di quello che pensavamo che fosse. Vedete quando vi dico che devono essere i fatti a parlare e non le chiacchiere? Kenny, tanta roba nell'ultimo episodio, tanta roba. Con lei non possiamo parlarci. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Andiamo a vedere i ragazzini. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh, man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? What? Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you.
I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. E abbiamo appena completato il primo capitolo della storia di The Walking Dead, perché all'inizio era stata pensata per essere venduta proprio come Life is Strange a capitoli. Ora io non ricordo se poi effettivamente venne venduta in capitoli, ma mi pare proprio che fecero marcia indietro e misero tutto insieme, semplicemente suddividendolo così. All'interno di un gioco singolo in capitoli, almeno questo è quello che mi ricordo io perlomeno il gioco lo ebbi tutto completo e non alla Life is Strange in cui ci toccò aspettare. Ora io vi ho sicuramente tagliato in post produzione gli spoiler sul prossimo capitolo, perché questa è una cosa che io odio proprio nel profondo del mio cuore, anche quando lo fanno nelle serie TV che finisce un episodio e ti devono far vedere le scene salienti del prossimo. Ma perché? Ma poi me lo guardo il prossimo, perché me lo devi rovinare prima? È una cosa che odio, lo odio di brutto, quindi io non li voglio vedere, ve li taglio anche a voi. Tiè, beccatevi questo, se vi piace peggio per voi. Veniamo alle scelte che abbiamo fatto in questo primo capitolo. Questa è una cosa che io trovo sempre molto interessante dal punto di vista sociale, per capire un po' come la pensa, non l'opinione pubblica, ma comunque la maggioranza dei giocatori. Questa è una cosa interessante. Onestà, hai mentito a Herschel? Io e il 63% dei giocatori abbiamo detto la verità ad Herschel, cosa che secondo me ci stava lì in quel caso, ci stava perché è meglio che le cose, se devono andare male, che vadano male fin da subito. Perché quando inizia a dire... Perché dico questo? Perché quando una cosa parte male, la si può rimettere a posto, ok? Non sempre, ovviamente, non sempre, però spesso la si può rimettere a posto. Quando invece tu giochi con la fiducia delle persone per il tuo comodo, quando poi quella fiducia si rompe e va persa, riconquistarla spesso è impossibile, non si ricreerà mai più un rapporto di fiducia, ok? Quindi rischi proprio di rovinare veramente in maniera definitiva qualcosa di bello. Ora, io in realtà sapevo che la situazione lì da Herschel non sarebbe durata, perché il gioco l'ho già giocato, quindi mentire o meno lì avrebbe fatto poca differenza in realtà, anche perché è un gioco Telltale, quindi possiamo fare il cazzo che vogliamo, le nostre cose non hanno conseguenze purtroppo, le nostre scelte non hanno conseguenze. Ma comunque, vi dicevo, è divertente mettersi nei panni di lì e fare quello che noi faremmo, no? Se fossimo lì. Quindi in quel caso, senza magari, che ne so, quella fattoria diventa la mia casa per i prossimi 3 anni, e se io parto subito dicendo un mucchio di cazzate al proprietario, quello poi prima o poi, perché tanto, visto come si dice, le bugie hanno le gambe corte, nel senso le menzogne prima o poi si scoprono, questo prima o poi lo viene a sapere in qualche modo e dopo addio. Cioè, dopo addio, quello non si fiderà mai più di te, ok? Quindi io preferisco sempre fare così, in quei casi. Ma io in generale sono una persona sincera, cioè non mi piace mentire, ma non perché, per chissà quale motivo, perché in realtà le menzogne, a parte che sono un peso enorme, perché quando dici una cazzata a qualcuno e devi convivere con quel peso addosso, con la fatica di continuare a coprire la tua cazzata, poi diventano una catena, no? Una bugia ti porta a dirne un'altra per coprire quella di prima, che ti porterà a dirne un'altra per coprire quella di prima, che ti porterà a dirne un'altra per coprire quella di prima, e non finisci più. Veramente non ne cavi più le gambe, è uno stress, una fatica, non ne vale la pena, veramente. Mentire non ne vale la pena. Lì per lì a volte potrà sembrare vantaggioso mentire, ma in realtà non lo è quasi mai. Ci sono delle circostanze, come per lo stesso discorso che avevamo fatto con i bambini, no? Ci sono delle circostanze in cui sei praticamente costretto a mentire, e allora lì devi mentire, ok?
Questo è un dato di fatto, come dico sempre, la totalità non esiste mai, le eccezioni esistono sempre, sempre. Ok, e questo forse è l'unico caso in cui la totalità esiste. Le eccezioni esistono sempre, quindi quando io dico non conviene mai dire bugie, vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi non conviene mai dire bugie. E questo è il motivo per cui sono una persona molto sincera, molto. Non è che non dico mai in assoluto bugie, mi è capitato di dirle, sicuramente mi ricapiterà perché non avevo altra scelta, ma in genere io sono una persona sincera. Ogni volta che posso scegliere, io scelgo sempre di dire la verità, anche se magari dire la verità non mi conviene molto, però a lungo andare mi converrà, ok? E questo è il motivo per cui non ho mentito ad Herschel. Mi fa piacere vedere che anche il 63% dei giocatori, che è comunque una buonissima maggioranza, la pensa come me. Chi salveresti, Duck o Sean? Io e il 47% dei giocatori abbiamo scelto Sean. Questo è comprensibilissimo, perché la maggioranza dei giocatori ovviamente di impulso vedi un bambino e un ragazzo in pericolo, chi ti viene da salvare? Il bambino. Perché? Perché il bambino ha meno probabilità di farcela da solo. Il ragazzo è già un po' più adulto, magari se la cava anche da solo. Io qui purtroppo sapevo che qualsiasi cosa avessi fatto sarebbe morto comunque Sean, quindi boh, che devo dire ragazzi, cioè ho salvato quello perché Duck mi sta sulle balle. E nella realtà probabilmente anche io avrei tentato di salvare Sean. D'impulso intendo, scusate, Duck, anche io avrei tentato di salvare Duck come la maggioranza, proprio per questo ragionamento qui, ti viene istintivo salvare un bambino perché il bambino da solo non ce la fa, il ragazzo magari sì. Fedeltà, dalla parte di Kenny, quindi se hai difeso meno Kenny, questa è una cosa che un po' mi dispiace, tu e il 48% dei giocatori ha difeso Kenny, quindi meno della metà dei giocatori hanno preso le difese di Kenny. Perché come vi ho detto, Kenny lì non ha fatto bene, ok? Quindi non è che io l'ho difeso Kenny perché secondo me ha fatto bene a fare quello che ha fatto. Manco per idea, ne abbiamo già discusso di questa cosa, neanche per idea. Ma lì, cioè, c'era poco da fare, ok? C'era veramente poco da fare. Certo, Kenny ci doveva provare, però lì per lì non è manco il caso di fare il putiferio, ok? Di creare il finimondo. È per quello che lì per lì ho difeso Kenny. Cioè, a caldo, a botta calda, quando succede il putiferio, bisogna sempre cercare di evitare di creare casino sociale a caldo. Il casino si fa dopo, ok? A mente fredda, quando si è ragionato sull'accaduto e si può prendere decisioni in maniera lucida. Lì per lì, con la paura, lo shock, la rabbia, capite? Tutte queste emozioni influiscono sulla tua capacità decisionale e spesso ti portano a dire cose che magari non pensi o comunque che non avresti voluto dire, ma spesso anche proprio che non pensi, e a prendere scelte veramente stupide, a fare cose stupide. Quindi lì per lì è sempre bene calmare un attimo la situazione, anche se qui chi vi parla è un testa calda. A volte io sono quello di quelli buoni e cari, sempre ragionevole, responsabile, che cerco sempre di fare il mio meglio, ma quando perdo la testa, cioè sono il peggio di tutti. Io proprio vedo nero e non capisco più niente. Purtroppo parlo in questo caso, ma in quella situazione probabilmente gli avrei buttato giù due incisivi a Kenny, capite? Cioè, non lo so neanche io, però se riesco a mantenere la calma, se riesco a mantenere la mia lucidità, ovviamente quello che farei è fermare tutta la situazione lì per lì e discuterne dopo, ok? A mente fredda. Ecco perché lì per lì ho difeso Kenny, non perché si meritasse di essere difeso. Pietà, hai dato a Irene la pistola e questa... tu e il 45% dei giocatori l'ha dato la pistola, cioè vuol dire che il 55% delle persone l'hanno lasciata morire di patimenti e sofferenze e poi trasformarsi in uno zombie. Io questa veramente, guarda, io questa roba non porca miseria. Chi salveresti, Doug o Carley? Tu e il 76% dei giocatori ha scelto Carley. Questa è la stragrandissima maggioranza, ha scelto di salvare Carley insieme a me. Perché? Perché ti viene istintivo salvare Carley. Doug purtroppo viene dipinto
come un personaggio un po' così marginale, fin da subito si mette poco in mostra, mentre Carly è tutta uno sparo di qua, salvo la vita di là, sparacchio su, giù, là, sono fortissima, sono simpatica, è un personaggio a cui ti ci affezioni subito dal punto di vista emotivo e in più sembra subito anche un personaggio super utile, super forte, quindi ti viene istintivo salvare subito lei. In realtà anche Carly avrebbe avuto il suo perché, ma tanto Carly muore comunque, quindi c'è poco da fare. Ripeto, le scelte qua mi vanno bene, l'unica che veramente mi allucina e mi uccide il cuore è proprio quel 45% dei giocatori che hanno dato la pistola alla tizia del motel. Questa cosa proprio mi turba, perché veramente io non capisco cosa pensano questi qua, che quella scende lo Spirito Santo e la grazia e non la fa morire malissimo di mille sofferenze, trasformare in uno zombie. Cosa pensavano questi? Io non lo so, madonna, speriamo di non essere mai nelle mani di quel 55%, spero che mi capiti l'altro 45%, perché aiuto, mio Dio, aiuto. Direi che i cosi ce li possiamo saltare. No, ce li dobbiamo vedere tutti. Ve li taglio io. What'd they get this time? Looks like a rabbit. Well, that's another meal lost. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Rabbit's hardly a meal, Mark, but I'd take it. We're all hungry. No kidding. When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was gonna take off my hand. We're all on edge. Just cut us some slack. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. We'll manage. Maybe. You know, some people aren't too happy about the way Lily's handling rations. Levy knows it's important to keep the adults fed and functioning. Sometimes that means someone's gotta miss a meal. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time, things are getting pretty tense back at the Motor Inn. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. He's got a wife and son to look out for. And they're safest in a big group. Going out on his own will get them all killed. Can't blame him, though. Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal, anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. He's just an old racist asshole. That's his deal. Well, he needs to get over that and start finding a way to pull his weight. Heart problems or not, we should all be out here trying to find food. And I know Lily thinks he's getting weaker. But the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Don't. Gunshot'll bring walkers. And bird's not worth it. Yeah, I know. I'm just really frickin' hungry. Ah! Shit! Was that Kenny? I don't know. Come on!
Jesus Christ. Oh, shit. No, no. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off. Get it off. God damn it. Get it off me. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? Who raided your camp? I don't know. Guys with guns. Please, we won't bother you, I swear. Lee, this is fucked up. We've gotta help. Please. Ben, shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that, you can leave us or whatever. I don't care. Please. Was he bitten? Bitten? No, I swear. Hurry, please, hurry. Lee, this trap's been altered. There's no release latch. Oh, no. Shit, walkers. It's now or never, Lee. Please, get me out of this. Mark, get the boys back. Kenny, keep those walkers off of me. Is this is bad. Is he gonna make it? Really bad. Tocca tagliare la gamba. All that blood and screaming. We're gonna be surrounded any minute. Please, get me out of this. Oh God! Try to get the chain. No, no, no! Try the trap again. Anything, please. Una catena non posso neanche provarci. È stupido. Guarda quanto è grossa. It has to be now. Damn it, Lee just cut off his fucking leg. We don't have time for that. I'm sorry, but we have to go. Oh God. Shit. Is he? He passed out. If he's alive, grab him and let's go. Behind you! Travis! Come on, come on, we gotta move! No! Get the gates open! We've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Come on, come on! Oh my God! What happened? Oh, what the hell? We don't have time to explain. Lee, are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Cat, okay? Can you fix him? Jesus, Ken! Lee! I don't know! Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you want to calm down for a fucking minute? Watch your mouth. I don't! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. He would have died if we left him. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group, right here, right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful.
Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? No. Fine. You guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. You've got nothing to say about that, Lee? You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Beh, allora, fatemi spiegare adesso che posso. Allora, io lì non ho preso le difese di nessuno perché la discussione era stupida a prescindere. Io veramente quella lì e suo padre non li sopporto. Proprio non, il modo in cui ragionano veramente mi manda fuori di testa. Allora, noi abbiamo salvato la vita a quel ragazzo con il suo professore. Se poi ha salvato la vita al professore, chissà se sopravviverà. Molto probabilmente senza una gamba morirà comunque. Però comunque vada, almeno ci abbiamo provato. L'altro, vabbè, l'altro ragazzino è morto nella maniera stupida in cui muoiono le persone in The Walking Dead, che non commenteremo il modo in cui è morto. Il punto qual è? Noi l'abbiamo portati qui in una situazione di emergenza. Non sta scritto da nessuna parte che adesso questi si devono mettere qua e mangiare qui per il resto dei prossimi 10 anni. Cioè, è una situazione critica. Questo non so se sopravviverà, ok? Molto probabilmente morirà. Se sopravvive, ce lo dovremo tenere un attimo, perché non è che senza una gamba nel giro di 2 giorni prende e se ne va, ok? Ce lo dovremo tenere. Di conseguenza presumo che anche il biondino ce lo teniamo un attimo. Però comunque vada, è una questione momentanea. Anche se momentaneo può voler dire diverso tempo. Il problema qual è? Che non c'è cibo, ok? Non c'è cibo. Il problema del non c'è cibo non è che lo causano lui e quest'altro, ok? Se siamo arrivati al punto in cui siamo 10 persone e abbiamo neanche da mangiare per 4, perché quelle che mi sono state date non mi puoi venire a dire che è una razione di cibo. Mezza mela non è una razione di cibo, ok? Non ci prendiamo per il culo. Questo vuol dire che noi il cibo non lo abbiamo. Se siamo arrivati al punto in cui dopo 3 mesi siamo completamente, totalmente senza cibo, e attenzione, siamo qui, l'abbiamo intuito dai discorsi che sono volati, siamo campati qua 3 mesi perché il tizio con gli occhiali che non conosciamo, e questa cosa non mi piace per niente che un personaggio venga introdotto così senza neanche conoscerlo, che il tizio con gli occhiali che non conosciamo, quando è venuto qui, avevano in qualche modo delle scorte di cibo che sono durate per 3 mesi. Questo che vuol dire, ragazzi? Vuol dire che in questi 3 mesi nessuno ha cacciato, nessuno ha pescato, nessuno ha trovato un cazzo di niente. Siamo campati con le scorte, l'hanno detto loro, che siamo campati con le scorte di cibo di lui per 3 mesi. Questo vuol dire, che significa tutto questo? Significa che sto posto è una merda! Parapapapapapa!
Ci siamo accampati in un posto di merda, perché un buon posto, un buon rifugio in una situazione del genere non deve solo avere un recinto di merda, deve avere un modo per sostentare la vita. Sostentare la vita significa che deve avere un modo per difenderti, un modo per sfamarti, un modo per dissetarti, un modo per tenerti al caldo. Queste quattro cose sono fondamentali in un rifugio e le deve avere tutte e quattro. Se una di queste quattro manca, attenzione, attenzione, quel rifugio è una merda. Non va bene, perché muori. Se non c'è protezione, verrai assalito dagli zombie o dai banditi o dai briganti o dagli orsi o da chi che sia, da qualsiasi cosa che possa ucciderti, perché non hai protezione e muori. Se non puoi sfamarti, non avrai cibo e muori. Se non puoi dissetarti, non hai acqua e muori. Se non ti tiene al caldo, arriverà il freddo, la pioggia, ti ammalerai e muori. Capite cosa voglio dire? Voglio dire che qui si fa tanto casino su hai portato quello, hai portato quell'altro, è colpa tua. No, la colpa non è di nessuno, la colpa è che questo posto è una merda. Non è un buon rifugio. Se non possiamo procurarci cibo, questo posto è una merda. In 3 mesi nessuno è riuscito a fare un cazzo, vuol dire che questo posto è una super merda, perché se no in 3 mesi, magari visto nell'immediato, non ti dà cibo o qualcosa, ma in 3 mesi qualcosa organizzi, vai a razziare, non lo so, ti faccio un esempio stupido, una vicina serra, un supermercato nelle vicinanze, magari trovi qualche un po' di semi, qualcosa per piantare, vai in campagna, cerchi una cazzo di fattoria dove abbia 2 pomodori, li prendi, gli togli i semi, li ripianti te, capite? Qualcosa ti organizzi, fai, certo, non vivi sicuramente nel lusso del cibo, che non è che con 2 pomodori sfami 10 persone, sia chiaro, ma inizi a preparare una situazione sostenibile a lungo termine. Se in 3 mesi non ce l'hai fatta, 3 mesi ragazzi sono tanti, vuol dire che questo posto non riesce a sostenere la vita. Quindi questo posto non va bene, semplice. Quindi c'è poco da discutere una o 2 persone in più. Sto posto non va bene, punto. Dobbiamo cambiare posto. Se non si mangia, si cambia posto. Per questo io lì me ne sono stato zitto, perché non potevo dire questa cosa. Poi come al solito nel momento della furia, no? Del litigio e cose così, c'è poco da dire, da discutere, però questa è la realtà dei fatti. Non è un posto sostenibile. Qui quello che dobbiamo fare è andarcene. È inutile ammassare tutta sta roba qui a sti cancelli se ci chiudiamo dentro e moriamo di fame qui dentro. Mi capite? Che senso ha? Che senso ha? Tanto vale andare in giro e rischiare la vita in giro. Qui comunque moriamo, non mi puoi venire. Io cosa gli do a Clementine? Mezza mela? A una bambina? Ma anche ad Huck? A un altro bambino? Cazzo gli do le patatine? 2 bambini che hanno bisogno di nutrimento per crescere, per lo sviluppo mentale e fisico, non gli posso dare mezza mela e un pacchetto di patatine? Ma stiamo scherzando? Questa cosa, Lily, andrebbe presa a schiaffi, proprio perché questo è un problema che non è che si è verificato adesso. Per essere arrivati al punto in cui io devo dar da mangiare, questo non è cibo, sono biscotti, un mezza mela e un pacco di patatine, non c'è più cibo, capite? Neanche questo che abbiamo qua è cibo. Per essere arrivati a questo livello significa che il problema è stato ignorato per 3 lunghissimi mesi, per 3 lunghissimi mesi, perché un problema del genere andava capito nel giro di 1 o 2 settimane al massimo. Al massimo. E allora invece di perdere altri 2 mesi e mezzo a stare seduti qui a mangiare quello che hanno mangiato per 2 mesi e mezzo, si impiegava quel tempo a riparare i nostri furgoni, il camper, dato che abbiamo anche un meccanico che lo può fare, e andavamo a cercare un altro posto più adatto alla sopravvivenza. E invece questo non è stato fatto. E noi non possiamo farci niente perché non avevamo il controllo della situazione. Io fossi stato lì, era da mo' che avevo cambiato la situazione o me ne ero andato a gambe levate, perché mica voglio fare il dittatore dei noantri. Cioè, se te sta bene, bene, se non ti sta bene mi cavo dai coglioni. Stacci te qui a morire di fame, capito? È una cosa assurda, è un peccato che noi veniamo buttati così in una situazione che non meritiamo affatto di subire adesso, perché io adesso mi devo sentire una merda a dare un pacchetto di patatine e mezza mela a 2 bambini. Ma stiamo scherziamo? Stiamo scherziamo? Quei 2 bambini sai da quant'è che me li sarei portati via?
ha ragione Kenny che se ne vuole andare, ma parecchio ha ragione Kenny che se ne vuole andare, ma veramente tanto. Detto questo, purtroppo questa è la situazione, veniamo messi così, boom, buttati qui in questa situazione qua. Vediamo come possiamo risolverla, cioè a sto punto questa discussione che abbiamo fatto noi adesso era giusto per chiarire la faccenda e mettere subito, come dire, le carte in tavola, no? Così sapete come la penso, quello che andava fatto e quello che dovremmo fare noi ora, ovvero andarcene di qui il prima possibile e toglierci dalle balle Mister Nazi e figlia il prima possibile e vedere quello che succede. Cioè, sicuramente sarà pericoloso, sicuramente succederanno brutte cose, ma tanto star qui si muore comunque, quindi io me la tenterei. In più, prima di concludere l'episodio, questa cosa va sottolineata. Nel putiferio, nel caos del salvataggio del tipo, magari non ci avete fatto caso, ma i ragazzi hanno detto di avere un accampamento, perlomeno ce lo avevano, perché hanno detto che il loro accampamento è stato razziato. Quindi, anche questa è un'altra cosa da dire a Miss figlia del Nazi. Questi ragazzi un accampamento ce l'hanno, o ce l'avevano. Ok, magari è stato razziato, se ne stavano andando, questo non lo sappiamo, però un accampamento magari ce l'hanno dove tornare. Ma comunque vada, la cosa più importante da tenere a mente è che quell'accampamento è stato razziato. Qualcuno l'ha razziato, gente con le armi, hanno detto. Quella gente con le armi probabilmente verrà a razziare anche noi. Non si sa cosa razziano qua, perché stiamo campando a mezze mele e patatine, quindi razziano proprio nulla, o fanno come gli zombie che si mangiano noi, o qui razziano ben poco. Però comunque potrebbero tentarci. E quando poi ci provano, qualcuno ci lascia le penne. Va bene? Quindi motivo in più per dire di qua bisogna andarcene. E a gambe levate. Detto questo, vedremo nel prossimo episodio come si evolverà questa situazione, perché noi purtroppo abbiamo un po' le mani legate fino a un certo punto. Vedremo quello che si potrà fare. Alla prossima.